Amici di Nerd Games, bentornati, siamo qui in una nuova puntata della nostra serie podcast A qualcuno piace Nerd. Un saluto da Sam Wolf e da Mauro. Ciao a tutti. Oggi siamo qui per parlare di un hobby, se così si può definire, poi lo scopriremo nel corso della puntata, che accomuna in qualche modo il mondo dei nerd e noi nerd, e cerchiamo di capire se effettivamente è un hobby solo nerd e se questo hobby ti rende nerd. Stiamo parlando, come avete potuto capire insomma da qualche giorno attraverso i nostri profili social, di collezionismo. Quindi quella pratica di collezionare, catalogare e anche magari esporre oggetti che abbiano perlomeno qualcosa in comune. Giusto una breve postilla, diciamo, storica. Collezionismo inizia più o meno nel XVIII secolo con i primi francobolli e le prime monete che venivano collezionate. Diciamo, il collezionismo fatto in una certa maniera, quindi collezionismo, recupero, catalogo ed esposizione. Quindi cerchiamo di, anzitutto, così, giusto per rompere un po' il ghiaccio in materia, vi parliamo un po' qual è stata la prima cosa che avete collezionato, che abbiamo collezionato. Quindi Mauro, qual è la prima cosa che hai collezionato tu? E poi vi dirò anche ovviamente qual è la prima cosa che ho collezionato io. Poi ovviamente ora per chi ci sta seguendo live su Twitch può tranquillamente interagire con noi, per chi ci sta ascoltando invece su Spotify o su iTunes ci può raggiungere e commentare direttamente sul sito o anche sul nostro canale YouTube, dove sarà presente la registrazione di questa diretta. Mauro, tu hai ricordo di cosa è stata la tua prima cosa che hai collezionato? Allora, innanzitutto sono molto contento di essere tornato al podcast dopo aver sentito qualche puntata. Questa mi sembrava una premessa importantissima che volevo fare. Mi ero preparato la pessima battuta del collezionare le brutte figure, questa grande freddura per rompere il ghiaccio, però mettiamola già lì. Okay, allora, da parte. Me viene da dire le figurine dei calciatori, come richiamato anche nelle storie della settimana, appunto, sul Inner Games, soprattutto su Instagram, il cielo manca, è un passaggio assoluto, assoluto. Se torno indietro, ancora prima di appassionarmi di calcio, di cominciare a tifare, i primi giri nel cortile, all'oratorio, così tra amici, in cui anche una figurina della Cremonese poteva essere un'occasione sia di scambio che di conoscenza di un altro bambino, penso proprio che, dovendo tornare indietro nel tempo, io ti dico le figurine dei calciatori. Io rilancio, perché prima di fare le figurine, dato che magari non ero ancora in grado di attaccarle all'album in maniera maniacale, perché personalmente se qualora io sbagliassi ad attaccare la figurina, lì era uno psicodramma incredibile, cioè se non doveva essere esattamente allineata lungo i bordi, e la cosa peggiore quando si faceva la piega all'interno. Quello era veramente il male assoluto. Però io rilancio citando e salutiamo l'amico Ferrero che sicuramente ci starà seguendo, le sorpresine dentro gli ovetti Kinder. Quelli credo siano stati i miei primi oggetti di collezione. Perché ora sinceramente non so se sia ancora così, però per gli ascoltatori più giovani che magari non hanno potuto vivere questa esperienza meravigliosa, uscivano negli ovetti Kinder delle serie, quindi dei personaggi, una serie di personaggi, erano 10 mi sembra, che facevano diverse cose, erano delle statuine, delle miniature che stavano dentro i famosissimi ovetti e dovevi collezionarli tutti, con il famoso slogan "uno su tre è una sorpresa, è uno di noi". Adesso non mi ricordo. Una sorpresa su cinque sarà uno di noi. Esatto, poi tu ne prendevi perché erano venduti in scatolette da tre, mentre Esatto. adesso penso siano vendute solo singolarmente, però qui sono pronto a essere smentito, fateci sapere se stiamo dicendo fandonie o stiamo riprendendo il vero, e quindi in teoria se tu prendevi due scatole eri sicuro di trovare almeno un personaggio di quella serie. Dubbi, dubbi a riguardo. E quindi questo è il mio ricordo, la mia primo ricordo di oggetto collezionabile che facevo, ecco. E poi, quando non trovi la sorpresina, c'erano i giochini da montare o i bellissimi puzzle, che anche lì
erano quattro puzzle diversi che potevi unire. Cioè, erano quattro mini puzzle in serie che, se accostati, davano vita a un puzzle un po' più grande. Io ricordo pinguini, poi Allora, guarda, squali forse forse. potremmo citarle a memoria. Allora, sicuramente ci sono state le tartallegre, i coccodritti, i coccobulli, qualcosa anche con i panda, secondo me. Ma erano appunto Sicuro. delle statuette, appunto, diciamolo per i più giovani, erano delle statuette dipinte a mano, ma veramente dipinte a mano, molto belle, che se qualcuno di voi ce li ha in casa, qualche vostro parente ce li ha in casa, sono veramente un tesoro, ma non solo di Esatto, nostalgia. commentate, fateci delle foto, fateci vedere, perché è repertorio, io conosco amici che li hanno in una vetrina in bacheca esposte, cioè per farvi capire il valore di queste. Io ricordo, adesso non so che serie fosse, ma c'era qualcuno che faceva surf, mi ricordo questa tavoletta di surf, forse era un pinguino, però sto andando a memoria adesso, Ah, no, quindi... guarda, c'erano anche i pinguini, assolutamente, me lo ricordo anch'io. Esatto. Adesso poi non mi ricordo il nome, però erano veramente, anche quello è un bel fenomeno pop Tra che l'altro, anche quelli trasmette dello... c'era qualcosa dello spazio, forse anche. anche. C'è stato un periodo, cos'eravamo a inizio anni 90, quando Credo di sì, c'erano queste perché cose. erano anche molto sponsorizzati in TV. Cioè, c'erano le pubblicità proprio per sponsorizzare le varie serie. È arrivata la nuova serie Kinder Sorpresa. Mentre adesso non so se ci sia pubblicità di Kinder Sorpresa, ma è più del prodotto in sé, del classico ovetto, cioccolato bianco, cioccolato normale, con dentro sì, c'è la sorpresa. Ma invece all'epoca lo spot era proprio incentrato solo sulla serie, cioè era proprio uno spot anche magari animato con questi personaggi che prendevano vita, collezionali tutti, insomma. Era un periodo effettivamente bello pieno. Erano, se Sì, non mi sì, sì. ricordo male, erano tirature limitate. Può Quindi c'era essere. tipo 7-8 mesi di tempo per simulare questi 10 No, secondo personaggi. me anche meno, sai. Mi Anche meno, può darsi, perché forse sì, sto sembra ragionando. strano una barra due all'anno. Sai che Tu forse dici erano più? 3-4 mesi? Sì, secondo me sì. Solo che coincidevano spesso con il periodo dell'inizio della scuola, questo me lo ricordo, cioè finita E secondo me ce l'estate. n'era una anche per il periodo estivo, quindi per il pre. Sì, secondo me viaggiavamo su due all'anno, sempre con questa famosa 2/3. regola della famosa marca, appunto, Ferrero, per cui d'estate spesso la produzione di prodotti veniva sospesa. Ecco, diciamo che nell'arco dei mesi, dove tra l'altro, diciamolo pure, si guadagna anche di più dal punto di vista delle merendine, di tutto ciò che riguarda Certo. l'infanzia, c'era questo grande fenomeno che effettivamente purtroppo adesso è venuto a mancare. Ti do abbastanza per certo che, anzi, sono quasi tutte delle sorprese neanche più brandizzate o legate a qualche franchise, che era stata la sostituzione successiva a queste serie originali dipinte a mano, che Esatto, adesso sono e veramente un fenomeno di culto, ma avrei paura a seriamente, guardare per quanto valgono. seriamente, seriamente. E un'altra due cose che ricordo, che magari molti ascoltatori hanno, secondo me la seconda hanno molto in comune, c'erano anche dei pupazzetti, grandi più o meno così, per chi sta vedendo saranno alti boh, un paio di centimetri, dei sofficini. E dove praticamente c'era questo sofficino che prendeva vita con mani, braccia e faceva le più disparate cose. C'era il sofficino, non lo so, sofficino surfista, sofficino atleta, il sofficino vigile, eccetera, eccetera. E mi allaccio a un'altra collezione che però io ho preso in prestito da mia cugina, credo, la collezione dei Puffi. Quello Ah beh, sì, sì, è veramente forse anni 80, presumo, il must assoluto a livello di collezionismo. sì. Io E quelli concludo. li ho ereditati da mio fratello, infatti, sì, grande Esatto, cosa. cioè per farvi capire il valore di queste cose che, purché non vengano buttate, vengono passate, trasferite come se fosse proprio un'eredità, per il loro valore. Concludo con un oggetto che non si usa più, cioè un oggetto, la collezione di schede telefoniche. Io ricordo nelle mie vacanze,
entravi in ogni cabina, perché se qualcuno finiva la scheda telefonica, magari la lasciava lì. E dovrei ancora avere io a casa i raccoglitori di schede telefoniche. Questo sono quasi sicuro. Dei miei genitori dovrei avere ancora gli albi con inserite le schede telefoniche. Quando la trovavi intera, cioè, spiego chiaramente perché. Schede telefoniche sono sparite da parecchi anni, insomma, magari non tutti ce l'hanno effettivamente presente le schede telefoniche, ma per farvi capire sono delle giganti SIM dal formato di una tessera, può essere la tessera tipo del supermercato, e avevano un triangolino che si staccava quando le iniziavo a usare, proprio come la SIM quando la si spezza, prende quella forma tipica della SIM. Quando trovavi una scheda telefonica ancora intera, quindi con il triangolino ancora attaccato, il suo valore era nettamente più alto rispetto ad una che avesse via il triangolino. E quello è stato un oggetto veramente, veramente di culto per me. Poi ho dovuto smettere perché non le hanno fatte più. Quindi chiaramente. Mi ricordo che la tiratura era segnalata sempre nella Assolutamente. parte anteriore e Mi anche in quel ricordo, caso. esatto, c'erano quelle tiratura forse più limitate, forse su 5.000. Esatto, io C'era riuscì a trovare. 5.000, 10.000, 15.000, poi E poi c'era scritto oltre 1 milione, esatto, però anche il milione. quelle oltre 1 milione riuscivano ad avere qualche particolarità. Mauro, ma mi stai scoperchiando altro che vasi di Pandora. Io ricordo che anche qui c'erano le serie. Io ricordo le schede telefoniche dei calciatori. Le Assolutamente, che erano schede quelle. telefoniche anche delle città d'Italia. Era stato un grande fenomeno anche Mamma questo. mia. Questo è anche molto, molto interessante perché, appunto, d'estate, prima dei cellulari, prima delle varie summer Per card, chiamare a casa dovevi entrare in cabina. E cabina, esatto, dicendo chiamare a appunto casa per anche. sapere se fosse tutto ok. A casa tutto bene. Non c'era internet. Chiedevi appunto al vecchietto in coda dopo di te, scusi, quanto manca la sua tessera? Perché poi se la deve buttare io la prendo volentieri. Come Mamma mia. ogni Io cosa, poi. infatti anche in tutti i vari autogrill c'erano vagonate in serie di cabine telefoniche. Che ora ovviamente chiaramente sono sparite. Io entravo, controllavo, c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è niente. C'è, trovata, presa, tasca, via. Era chiaramente vuota, cioè non aveva credito, ma era proprio quella ricerca del collezionismo. Veramente proprio la caccia al tesoro quasi. Era la caccia al tesoro anche perché a seconda della regione in cui magari andavi in vacanza o ti spostavi c'erano qualche tiratura limitata, qualche sorpresa. E, è vero, quello era stato proprio un bel periodo, questo l'avevo rimosso. E per chi poi ne aveva la possibilità, c'erano chiaramente l'Italia era Italia, non è che il resto del mondo fosse evoluto, c'erano le carte telefoniche straniere. E quindi anche lì, quando trovavi le carte telefoniche americane, che erano del tipo delle carte di credito con tantissime parole scritte, come funziona, cioè, ricordi veramente, ormai sta diventando una puntata hardcore anziché collezionismo questa, però. Dirò che in generale, Samu, io volevo collegare il collezionismo alla nostalgia. Siamo arrivati in una maniera, tra l'altro, molto immediata e molto romantica, perché le schede telefoniche veramente era stato un aspetto che secondo me prendeva tutti in maniera anche diversa dall'ovetto Kinder, perché diciamo che anche qualche adulto si era appassionato e perché partiva da un'esigenza di tutti, che come dicevi Eh te era quella di certo, chiamare a casa. assolutamente. Cioè, ma anche banalmente eri nel paese di fianco. Se hai bisogno, devi cercare una cabina, gettone o scheda telefonica. Attraverso la TIM, ma voglio dire la Telecom, o meglio ancora la SIP, che produceva queste schede telefoniche, un altro piccolo business per il collezionista era, oltre alla tiratura, il valore e il credito, perché erano Assolutamente. da 5.000 lire, da 10.000 lire, da 15.000 lire, quindi già tre pezzi differenti della stessa Cioè, collezione. pensate a dover comprare 2,50 euro per poter chiamare. Cioè, è impressionante l'evoluzione veramente tecnologica. Cioè, parlando così ci si rende conto di aver vissuto in un altro mondo. Eppure non è che sia stato 20 anni fa, eh. Vent'anni 20 anni? fa, sì, ma dir Cacchio. tanto, sì, assolutamente.
E adesso pensare che qualcuno collezioni delle SIM di cellulare che troppo Ma spariranno certo. anche, tra l'altro fa anche ridere, però c'era sempre questo aspetto di collezionismo, un po' anche di arte, possiamo dirlo. Assolutamente, ma perché alcuni erano anche. C'era la serie tipo di fotografi, quindi delle foto tipo del National Geographic, c'erano le serie di riproduzione di mostre d'arte, di luoghi d'arte, cioè erano anche proprio un mezzo di comunicazione che il paese usava per se stesso, cioè un mezzo di pubblicità, perché lo straniero che veniva in Italia, se voleva chiamare, doveva comprare una scheda telefonica. Se io sono a Roma e compro una scheda telefonica dove c'è un monumento, mi comunichi qualcosa, mi comunichi che c'è qualcosa di bello in questo paese e sono costretto a prenderla, come dicevi tu. Perché devo chiamare? Pensandoci adesso potrebbe essere quella corretta evoluzione dei francobolli di cui parlavamo prima. Prima del Esatto. telefono, giustamente ci si scriveva le lettere, mette il Io francobollo e. personalmente non ho mai collezionato francobolli, però anche quello è tanta Allora, roba. qua diciamo che poi arriveremo a quella che forse è la collezione che prima ho preso, che riguarda ovviamente il mondo dei fumetti e dei comics, però diciamo che. Qualche francobollo per colpa o merito di Topolino, che appunto faceva spesso quella Bolaffi, mi ricordo se si chiamava la ditta più grande di produzione di francobolli, faceva delle serie apposite collegate al settimanale, ma adesso ancora Poste Italiane di tanto in tanto fa delle serie Quelle limitate celebrative. per i grandi eventi, che possono essere l'anniversario della Chiaramente. nascita della Ferrari o altro, ecco, da quel punto di vista lì. Esistono delle bellissime serie legate all'anniversario di ciascun personaggio fumetti esistente, ma anche di storia e sempre legato al mondo dell'arte. È diventata una questione un pochino più di nicchia, effettivamente. Molto più lento. E poi non abbiamo citato l'altra collezione per eccellenza, che è ancora viva tutt'oggi, che è la numismatica, la collezione di monete. Assolutamente. Forse anche, sai, un po' Paperone dei Paperoni è il simbolo di questo, che alla sua 10 centesimi non ci rinuncia mai. Esatto. È la numero uno. Sì. Anche, secondo me, anche da questo punto di vista, parliamo sempre di un mondo pre-euro, mi viene da dire. Qui anche. Ma no, secondo me no. Dici di no? Secondo me no, perché io sfido i nostri ascoltatori, quindi fateci sapere, ma i 2 euro celebrativi, secondo me, c'è tanta gente che li colleziona. Perché hanno avuto la brillante idea, effettivamente, di insomma, li abbiamo visti tutti, al di là che ogni stato ha scelto i propri disegni da mettere sulle monete. E già questo uno dice, ah, chissà cosa ha messo quello o quell'altro. E in più ci sono quelli celebrativi, cioè ricordiamo, io ricordo, giusto per citarne uno, i 2 euro celebrativi delle Olimpiadi invernali di Torino, dove Dante sparisce c'è lo sciatore. Tanta roba. Qua Cioè, secondo me se poi hai quei 2 euro lì, li spendi? Boh. bella domanda. Appena uscito l'euro, anche girare l'Europa e appunto vedere che tutte le monete erano collegate, scusate, erano ognuna con un disegno diverso rispetto allo stato in cui ci si trovava, era un aspetto molto curioso. Parlavo prima del 3 euro perché effettivamente quando si era costretti o per piacere, per vacanza, si andava all'estero. Era obbligatorio cambiare la moneta e più o Certo. meno tutti i rimasugli, tutto ciò che restava in mano, Spiccioli. specie spiccioli, esatto, rimasugli troppo milanese, restava in mano. Certo. Era l'inizio di una collezione, per altri invece era un'aggiunta. Mi ricordo che anche in edicola. Scordiamoci le carte di credito e circuiti internazionali. Dove? No, proprio no. Mi ricordo che anche nel circuito delle edicole, che adesso è vero che siamo pieni di pubblicità, di collezioni, volumi, fascicoli, così, però erano una cosa ovviamente molto più seguita anche da quel punto di vista, non era un fenomeno di nicchia e c'era molte case editrici a partire da De Agostini, Mondadori, quelle più grosse, che facevano Ragazzi, delle. esplorando il corpo umano, penso che l'abbiamo fatto tutti. Esatto, e addirittura penso che c'erano anche sulla numismatica, cioè che ti mettevano dentro una moneta, esplorando il corpo umano. Insieme a Viaggiando coi dinosauri, qualcosa del genere, secondo me sono stati il top per
per quanto riguarda adolescenti e preadolescenti, ma per tutto il filone degli adulti non c'erano tanti modellini, droni da costruire, quanto l'aspetto di francobolli e monete. Sì, poi apro una personalissima parentesi sul costo di queste collezioni in edicola, cioè credo, cito qui Mago Forest in una puntata di Mai Dire, quando aveva ospitato in una puntata tutti coloro che collezionano i primi numeri perché in edicola 1 euro e poi non fanno più, ma è così, perché ovvio tutti prendono magari il primo numero 1,99 euro. Poi il piccolino c'è scritto 187 uscita 18 euro l'una. Invece, cioè, io veramente vorrei conoscere qualcuno che ha finito una di queste collezioni, stringergli la mano, perché al di là dello sborso economico non da poco, non, cioè, e poi cioè, sono collezioni che durano 2-3 anni Sì, guarda. per poter essere completate. Cioè, io quasi quasi penso che la casa. Cioè, la casa editrice di turno che fa questa cosa punta sul vendere tantissimo il numero uno. Cioè, Allora, che adesso. addirittura quasi non le produce più fino alla fine. E se si trova uno che chiede, ma l'ultimo numero dov'è? Oddio, c'è panico, questo qua l'ha fatto davvero. Cioè, Allora, su quelle dell'epoca sì, mi ricordo che era veramente un caos. Adesso, senza appunto citare quelli quotidiani, così, comunque la media di fascicoli o raccolte insieme ai quotidiani superano più di una al giorno, comunque. Assolutamente. In questo momento ce ne sono un paio collegati sempre al mondo del fumetto, per cui cioè, praticamente l'edicolante mi ha detto. Tu lo prendi, ordino la tua copia perché siamo già nell'ottica che dopo il 20° numero, se già va bene, si produce quel minimo indispensabile, assolutamente. Certo. Ma poi col mondo Certo. dell'internet è diventato proprio un caos. A volte mi chiedo anche io com'è possibile lanciare tutte queste collezioni per stare in tema con la puntata. Certo. Prima di approfondire magari questo aspetto, chiudendo su quello che era la numismatica. E la filatelia aveva anche detto che forse all'inizio, però è solo una mia impressione, il collezionismo era più una questione da adulti, da dopo lavoro, per poi spostarsi piano piano verso ciò che è adolescenza, giovinezza o altro. Guarda, non è voluto, cioè sappiatelo, non è voluto, ma mi ha fornito un assist pazzesco. Perché secondo me è un punto di svolta importante e cito due cose. Una, è sempre a proposito della scuola, anche le merendine Kinder Brioche, eccetera, avevano le loro serie. Io ricordo i bidoncini. Esatto, è vero, sì. Io ricordo i bidoncini, quindi tu bambino devi fare merenda. La mamma ti prende la merenda, ma tu vuoi quella merenda perché puoi anche fare la collezione. E io ricordo appunto i bidoncini che potevi anche mettere insieme, quello è un ricordo nitidissimo che ho. E poi anche io ricordo che c'era una collezione delle tesserine Simpson. Cioè dentro le merendine c'erano delle card Simpson con battute o cose del genere, e quelle dovrei averle ancora. Era quella sorta di cart fluo che muovendole, cioè, si Esatto, lavorava. esatto, esatto, esatto. Dovrei averle ancora da qualche parte, quelle sono quasi sicuro. E poi secondo me è una cosa che ha sconvolto totalmente, portando il collezionismo indietro di 20 anni, nel senso di fascia d'età, se era una cosa adulta, poi vai bambini, è l'arrivo in Italia di una certa serie animata chiamata Pokémon, collezionano di Lì c'è la svolta. tutti. Lì c'è la E svolta. esatto, secondo me quello è il punto di svolta. Dove dici, ok, devo fare qualcosa a sto punto. O meglio, intendiamo svolta. Svolta penso che tutti e due intendiamo l'uscita da una nicchia di appassionati, come secondo me poteva essere Magic the Gathering, che comunque stiamo parlando di numeri grossi delle carte Magic, Certo. a prendere tutti per trattare un argomento che spesso diciamo del nerd o non nerd. Pokémon è un aspetto di un manga, o scusate, meglio di un anime, che è piaciuto a tutti, non solo magari Certo. all'appassionato di manga, frequentatore di fumetterie o di un certo tipo di Ma poi ha cultura. intaccato una fascia d'età
in cui solitamente non si hanno queste cose, cioè quando hai 6 anni non giochi a Magic. Esatto. Secondo me la genialata dei Pokémon è stata, al di là del fatto di creare una quantità incredibile, appunto, di esseri animali molto pucciosi, carini, che per di più evolvendosi creano ancora più immagini, così, ma che effettivamente siano di presa facile. I Pokémon ormai avranno un 25 anni. E credo 25esimo anniversario proprio quest'anno, quindi. Giuro che l'ho detto a caso, stavolta non volevo fare il saccente, però dico, sicuramente lì siamo entrati in un campo in cui, come al solito, si parte dalla passione, si vanno a smuovere un buon numero di cash nel mondo, però sì, forse, ecco, cioè qua, secondo me, tornando al titolo della puntata, forse usciamo dall'ambito nerd coi Pokémon, ma nel senso buono, nel senso Ma che è una magari. roba assurda, cioè, che con i Pokémon esci dall'ambito nerd. Pazzesco, sì. E io ricordo come rimasi sconvolto quando uscirono i primi videogiochi Pokémon e non erano tutti presenti nello stesso gioco. Cioè, Pokémon non c'erano tutti. Io li devo collezionare tutti. Come faccio se non ce l'ho? Ed è una cosa che fanno tuttora, chiaramente. Ma all'inizio il primo videogioco è stato sconvolgente per me da quel punto di vista, cioè perché io prendevo Pokémon per poterli catturare tutti e tu mi dici che nel mio gioco non ce li ho tutti e quindi cioè mi crollava tutto. Qua secondo me parte la riflessione vera sulla nostra puntata, cioè quanto il collezionismo e mi ci metto dentro in pieno, è ossessione e compulsione di avere una cosa completa, quanto è frutto del, esageriamo con le parole, frutto proprio di un capitalismo, diciamo di un consumismo più che altro sfrenato. E quanta è vera passione? Questa è la domanda che io mi pongo ogni volta che poi passo per casa mia e vedo gli scaffali, sia chiaro, non c'è assolutamente giudizio in quello che sto dicendo, è proprio un dire, qual è il Tra confine l'altro, veramente? per chi adesso non riesco a farvelo inquadrare, ma di fronte a me, quindi alle spalle del computer a cui sto trasmettendo, c'è una collezione di Pringles, di tubetti Pringles vuoti. E cioè, lì capisci che poi diventa quasi un'ossessione dover per forza collezionare qualcosa. Cioè, che cos'è che porta una persona a dover collezionare? Guarda, è una riflessione che non vedevo l'ora di fare all'interno della nostra puntata, perché io me lo chiedo in maniera particolare, penso che sarà capitato a molti di noi proprio durante il periodo della pandemia, in cui giri per casa e dici, ma quello cosa ci fa a casa mia? Oppure, ma perché ho fatto quella serie lì? E dici, boh, e davvero ti chiedi, ma perché volevo finirla? Perché mi interessa? Perché c'è quel Però senso di incompiuto? Cioè, secondo me c'è adesso. una distinzione da fare, perché fumetti e comics comunque ti danno qualcosa, ti danno una storia, cioè tu vuoi sapere magari come va a finire la storia, ma collezionare degli oggetti fine a se stessi, cioè le Funko Pops, Volevo dire, non sapevo se dirlo o no, ecco, diciamo così, lo non dico sapevo se io, dirlo. lo dico io, le Funko Ecco, Pops. eccoci, è lì che siamo arrivati. Diciamolo anche per appunto chi ci sta ascoltando, nelle ultime fiere in cui Parlo da siamo stati, possessore, eh? Parlo da possessore anch'io, di poche, ma da possessore di Funko Pops. anzi, le mie a breve penso che saranno messe in vendita perché ho scoperto che valgono tanto, per tornare al discorso del collezionismo, vado a Se non sfruttare. svengono aperte. Assolutamente nella scatola, assolutamente nella Perché c'è scatola. anche questa cosa che devi collezionare le cose ma non le devi aprire. La Ma famosa infatti puntata che tutti sappiamo di Big Bang Theory con Spock. No, ma infatti adesso svisceriamo tutto. Allora, anche io ho pensato subito ai Funko Pop, nel senso che sono in crescita, sia dal punto di vista sempre del fatturato che della richiesta, che degli oggetti scelti, si è partiti come sempre dall'ambito più classico del nerd, quindi cartone animato, fino ad arrivare alle band, fino ad arrivare alle serie TV, e sta Io diventando un fenomeno cito, non ce l'ho, ma la internazionale. vorrei avere Funko Pop del colonnello di KFC. Esatto, tutto Cioè. c'è, tutto. Ma per dire, ne esistono credo almeno 10 di Eddie degli Iron Maiden con tutte le varie
immagini che ci sono sulle Star copertine Wars, cioè, dell'album. è Sì, ma vero che poi lì si va, ma quanti Darth Vader Funko Pops esistono? il Rick Cetriolo, ce ne sono solo di Rick Cetriolo, mi sembra che ce ne sono 3 o 4. Tutti i personaggi Marvel solo venomizzati, anche se non è mai successo. Poi quelli d'oro, cioè ce n'è una quantità assurda. Cosa spinge? Questo è veramente difficile da capire. È veramente difficile da capire perché a questo punto davvero sembra quasi di voler far emergere solo i lati negativi che in realtà io riportiamoli solo come dati più che come Certo. giudizio. Probabilmente anche il fatto di avere un bello scaffale, non tanto per farlo vedere agli altri, ma proprio per soddisfazione personale, di dare un taglio alla propria casa, al proprio luogo di lavoro, per quello che si è, e delle loro passioni, secondo me, può essere una bella Io la spinta. vedo più in maniera subdola, diciamo. Cioè? Per me è una sorta di manifestazione del proprio ego. Ah, ma Adesso certo, questo. dico una cosa a chi ce l'ha più, però io ce ne ho di più. Questo è pericoloso, questo secondo Tanto tempo me. fa girava un meme, forse cioè, preso da 50 sfumature, tipo vuoi vedere la mia collezione, eccetera, e questo qua tirava fuori tutte le carte Pokémon, è quasi una sorta di affermazione di sé, E la il collezionismo. fantomatica, è vero, collezione di farfalle dei film per invitare la ragazza, è vero, e poi dice, ma c'era davvero qualcuno che colleziona insetti? Sì, probabilmente sì. Sicuramente sì. Sicuramente. Cioè, io credo sia più a questo, cioè, è come una sorta di un certificato di cui ti puoi vantare, diciamo, sapessi quanto ne ho io. Dà il via proprio a un aspetto di consumo un po' pericoloso. Mi preoccupa più quello, secondo me, a me personalmente rispetto all'ego. C'è questo aspetto che effettivamente, tra l'altro, è una collezione che anche quella è una never ending collection, perché Certo. quante escono Funko Pop come tante altre cose, nel senso, mi ricordo che ne avevamo accennato già in un'altra puntata, anche soltanto tutto il mercato dietro a determinate scarpe fatte in edizione limitata che danno via reselling o cose così, che anche in quel caso diventa un vero status symbol e quasi anche, cioè anche comprare delle scarpe e tenerle nella scatola forse è un po' peggio di comprare dei Funko Ah, Pop e cioè, tenerli nella scatola, assolutamente. perché lì siamo proprio nel campo Sì, della poi per me follia. l'assurdo è collezionare monete correnti. Cioè, questo è proprio il massimo Ah, quello è della top. so. Cioè, colleziono soldi che posso spendere. Questo proprio, secondo me, è proprio l'evoluzione ultima del collezionismo. Quindi veramente, sicuramente tutto ciò che è collezione è espressione di sé, questo assolutamente. Beh, non dimentichiamoci che nel romanticismo tedesco, credo, adesso poi. Correggetemi, vi prego se dico castronerie. I ricchi facevano proprio una gara di proprie esposizioni personali con anche animali esotici per proprio ostentare la propria potenza, la propria ricchezza. E non si va tanto lontano da lì. Diciamo che vanità e espressione di sé è una cosa che va oltre al nostro XX, XXI secolo dell'esplosione Assolutamente. appunto del capitalismo e tutto ciò che appunto è il consumo, industria, è sempre stato così, è vero, assolutamente, ma anche pensando in una tradizione meno legata a noi, tutto l'aspetto di sultani, zaro, anche se questo è un periodo spero non ci sentano in quella zona, cioè di gente forte che voleva esprimere la loro grandezza sotto tutti questi punti di vista, assolutamente. Assolutamente, Era spesso assolutamente. legato alla ricchezza e alla nobiltà. Sta a vedere che noi ci portiamo dietro questa idea sulla ricchezza, pensandoci adesso, facendo un'analisi un pochino più introspettiva. Certo, poi dopo trasformare il tutto in collezionabile non ci vuole niente. Cito, e questi forse ci sono ancora, ma non lo so, ed è sempre il signor Ferrero che salutiamo con tantissimo affetto, sappiamo che ci starà sicuramente seguendo con tutta la famiglia i bicchieri della Nutella. Ah beh, ecco, questa era una buona collezione secondo me in cui si riusciva anche a corrompere bene le mamme di turno, perché comunque c'era, ma. Cioè, io sfido veramente che penso ognuno di noi abbia bevuto nella propria vita da un bicchiere che una volta conteneva della Nutella e li volevi avere tutti. Tu ne hai ancora qualcuno, Samu, con te?
qua no. Pochi sopravvissuti a casa dei miei, ma pochi. Purtroppo Io alla pochi. fine mi sono portato dietro ovviamente i Peanuts e i Goofy, che appunto sono poi le due serie chiave, però se Certo. penso alle varie case in giro tra parenti e così, cioè sono in giro sempre. Quello è un bel periodo, anche quelli sono finiti, sono, cioè, cioè spiego Io meglio. credo che adesso ci sia proprio il barattolo, Il non barattolo esista più vero, il bicchiere. perché se anche in questo caso dobbiamo fare una sorta di excursus, si era arrivati ad avere il barattolo con sopra il proprio nome sull'etichetta, clamoroso, rispetto ad avere una collezione di bicchieri. Beh, ma anche una famosa linea di bibite, senza fare nomi, Coca-Cola, che ha iniziato a mettere parole, nomi, frasi sull'etichetta. Cioè, c'è un modo per comunque quasi giustificare un acquisto anche che magari lo fai già perché la Coca-Cola te la compri già. Ma ne compri una in più perché vuoi quella lì. Io personalmente dai miei ho la bottiglietta con il mio nome. Sì. Questo può richiamare molto il concetto che dicevi prima tu dell'affermazione di sé, senza dubbio, Sì. vero? È una cosa che secondo me non dobbiamo assolutamente scandalizzarci o pensare che sia una debolezza, perché No, è un modo ma è assoluto sempre come di ognuno la vede se la giostra, ecco, essere. No, diciamo ma così. certo. Però dico, effettivamente è impensabile che secondo me è un tipo di commercio che magari non avrebbe funzionato così bene qualche tempo fa. Stavo pensando poi a un altro fenomeno che ha sconvolto il collezionismo, secondo me è stato Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Aveva introdotto proprio se non ricordo male, nel cartone animato stesso il gioco delle carte, mentre diciamo che in Pokémon Esatto, c'era la sfera e vi era tutta esatto. la trasposizione, lì le carte arrivano proprio nella Da trama. questo punto di vista, secondo me, Yu-Gi-Oh! Ha aperto un'altra grande parentesi a livello di collezionismo, aprendo il mondo delle carte. Clamoroso. Cioè, tutti adesso possono collezionare carte di ogni cosa. Che forse è anche un po' l'evoluzione della figurina. La figurina la prendi, la stacchi e l'attacchi. È in La crisi carta adesso ci la giochi. figurina. Assolutamente, Con la sì, carta ci fai adesso. altro, cioè una cosa in più. E per di più è un mercato che sta crescendo, cioè il gioco più analogico di tutti nell'era digitale. Questo sarebbe un altro Cioè, i fenomeno da campionati spiegare. mondiali sono sotto l'occhio di tutti, eh. I campionati mondiali di Pokémon con le carte, quindi Magic, Yu-Gi-Oh stesso, Duel, cioè. No, che poi, ecco, magari rispetto a tutto ciò che abbiamo detto fino adesso c'è anche un aspetto sia sociale che proprio di collezionismo di partenza, perché è appunto quello di cui stiamo parlando, però sia sociale che proprio anche di gioco, che permette anche una soddisfazione personale, perché i campionati mondiali di Pokémon comunque, non dico che siano le Olimpiadi, però stiamo parlando di una cosa ad alto livello, cioè Beh, manifesta io tutta la presumo che prima o cultura. poi saremo qua a parlare di e-sports alle Olimpiadi. Ah, non è da Non escludere so tra come quanto, ma ci arriveremo. le Olympics, mi verrebbe da dire. Potrebbe Quelle in essere teoria ci sono già. un'opzione per comunque. Ah, sì, effettivamente era plausibile. Però sì, diciamo che anche questo fa effetto. Ecco, passando a questo campo, non so se questo avviene anche nel campo dei videogiochi, ma credo di sì. Anche magari, non so, l'abbinamento con una card speciale all'interno della confezione, o soltanto le No, copertine le diverse, famigerate Collector's Edition, le dove collector's ti. Le action figure è un altro tema. edition. Cioè, Però quegli aspetti lì qui il che livello già sale, secondo me, perché comunque anche economicamente è un costo diverso. È un costo quanto diverso. sì, no, scusami, finisci pure, poi No, un pongo costo la mia domanda. diverso e molto meno accessibile delle carte Pokémon, per dire. Ecco, sì, Cioè, se uno diciamo che colleziona action figure, deve spendere, deve se dobbiamo fare un passaggio un pochino più cinico, può darsi che il collezionismo cresca, nasca da degli oggetti appunto alla portata di tutti, per poi procedere in un'escalation dovuta al fatto che il giovane collezionista è un giovane lavoratore collezionista fino a salire sempre di più. Quanto la sì. scritta Collector Edition stimola già
interesse, anche soltanto quella striscetta lì con questa frase, quanto la parola edizione variant o copertina numerata fino al numero tot stimolano Certo. già il compratore, quanto un vinile colorato anziché nero in tiratura di tot copie stimola. E questo è un po' quello che dicevamo prima, capire quanto questo è collezionismo, quanto è feticismo, questo è Quanto ha antifetichismo. bisogno di sentirsi qualcuno anche volendo, perché io ho quello lì, io ho quello diverso, io ho quello che vale di più. Non parliamo di quando si parla in ogni campo di tirature limitate o numerate a mano. Lì Io siamo penso proprio che nel poi una fatto. citazione, non le abbiamo citate prima, ma credo che anche meritino una citazione le micro machine. Ah, caspita, no, no, facciamo subito questo excursus assolutamente, perché anche io le avevo quelle di Star Wars. Questo già metto le mani avanti. Io ricordo il camper. Camper del micro machine. Allora, torniamo indietro Ragazzi, per i più guarda. giovani. C'è stato un periodo che, come dice la parola stessa, venivano vendute queste micro automobili, ma proprio credo sarà state 3-4 centimetri, anche Ma non meno, ci sono più? che non ci sono più, perché erano prodotte, non mi ricordo se dalla Mattel o comunque da Pazzesco. un'azienda ai tempi molto grossa, e c'erano anche in questo caso di tutti i tipi, tutti i modelli di automobili, camion, moto, che cambiavano colore sotto l'acqua calda o fredda, che poi piano piano hanno allargato il loro franchise, alcuni erano montabili e smontabili, altri avevano delle ruote cambiabili, e avevano dei, diciamo, contenitori per la collezione con varie forme, che potevano essere un camion, potevano essere, io mi ricordo anche una Che sorta di autosilos. il camper lo aprivi e diventava una città in cui far giocare e far scorrere le micro machine. Wow. Micromachines, che loro collezione molto vasta, che ogni tanto avevano dentro qualche pezzo speciale o in tiratura limitata, o comunque con delle come dicevo, dei mini franchise. Io mi ricordo su tutto Star Wars, perché non era come adesso. Adesso Star Wars è della Disney, troviamo prodotti un po' ovunque. Era molto difficile che Lucas concedesse la licenza per produrre oggetti relativi, quindi all'epoca stiamo parlando anche in questo caso della prima metà degli anni 90, alla trilogia storica, unica trilogia esistente all'epoca. Lucas era un po' più Assolutamente. resistente, però alle Micro Machines aveva appunto ceduto la possibilità di produrre queste macchinine che rifacevano tutto, dal Millennium Falcon ai vari caccia stellari, a tutti gli incrociatori Che imperiali. meraviglia. Erano molto carine, molto molto carine. Sto provando a E tu, pensare ad altri non vorrei dire una abbagli. stupidaggine, ma era la prima volta, le prime micro machine che avevano all'interno anche una sorta di, come si può dire, non di contenitore, comunque c'era un modo per già esporle, mentre La le altre base. erano la base. Ecco, la parola, come sempre, la parola più semplice non viene mai. Le prime con la base, ora che mi viene in mente, quindi come sempre quella partenza da semplice gioco a diventare un gioco plus. A questo punto citiamo anche le macchine BT Burago in questo nostro percorso tra Ah, collezionismo beh, e nostalgia. In assolutamente, assolutamente. Che quelle però ci questo fa caso ancora. credo proprio di sì. Come al solito non è più proprio un prodotto da copertina finale di Topolino, tornando sempre agli anni 90, però tu, che sei molto più esperto di me, Samu, ricorderai delle macchine di Formula 1, cioè riproposte alla perfezione. Alla Sì. perfezione. Io poi dopo per citare un'altra cosa di cui sono noi come Nerd Games siamo colpiti, diciamo così, di cui siamo affetti, è la collezione di giochi in scatola. Avere la bacheca piena, cioè, e poi non sai a che cosa giocare. È il classico, cioè avere 1.000 videogiochi e non sapere a che cosa giocare. Cioè, lo sanno meglio di me i videogiocatori su PC che su Steam avranno acquistato di tutto e di più perché a prezzi stracciati e magari hanno giocato a un decimo di quello che hanno, però ce li hanno. E quindi è quello anche che. Anche E perché poi. poi si sì, prego. No, per poi volgerci anche verso la fine, è anche capire quando
e come capire e se fermarsi di fronte al collezionismo. Ah, questa è un'ottima domanda, ottima domanda. Allora, fermarsi. Allora, secondo me, adesso andando contro a tutto quello che più o meno ho sostenuto fino adesso, se il fermarsi implica perdere delle passioni, conviene rifletterci. Mi ricordo che avevamo già accennato anche in altre puntate come quello su cosa significa essere nerd o meno, come sempre l'aspetto deve essere quello legato, e adesso lo diciamo magari anche in maniera un pochettino più paternalistica e seria, è l'aspetto dell'ossessione. Cito per alleggerire il tutto, cito Certo. la puntata dei Simpson, quella dove delle spillette delle Olimpiadi invernali, dove Lisa a un certo punto si vende di tutto e c'è proprio questo parallelismo come se fosse la tossicodipendenza. Ecco, questa cosa, Assolutamente. avendo già avuto tutti degli anni un po' duri per questa pandemia, diciamo che l'invito che penso come Nerd Games ci sentiamo di fare è proprio quello, nel senso avanti nella scoperta, sempre e comunque, si tratti di giochi, fumetti, videogiochi così, sempre tenendo conto di un aspetto sociale, che sia una bella occasione appunto di provare un gioco tutti insieme, di andare a una fiera a cercare il numero mancante della collezione o il Funko Pop mancante, ecco, come sempre tenerlo all'interno di un aspetto più relazionale, più sociale, che è l'aspetto bello anche dell'invitare a vedere le collezioni, ecco così, anche perché appunto secondo me il nostro rapporto con tutto ciò che è fisico, materiale, credo proprio che indipendentemente da tutto sia cambiato in questi ultimi anni, anche se direi che noi per primi ci siamo entusiasmati citando le miliardi di collezioni che abbiamo potuto fare negli anni 90. Assolutamente. Adesso mi assenterò un attimo, vado a recuperare un reperto che non so dove come si collezionava, ma dovrei averlo qui. Quindi per chi ci sta seguendo su Twitch mi assenterò un secondo dallo schermo e tornerò con questa chicca. Non so se tu Mauro la conosci, spero di sì, così mi potrai aiutare nel rifrescare la memoria da dove arrivi. Ah, Vi raggiungo volentieri. subito. Nell'attesa per intrattenere gli altri, magari vi dico solo una cosa sulle variant, sulle copertine variant. Altro fenomeno nato negli anni 90 soprattutto, in ambito supereroistico sono nati. Adesso ormai sono diffusi a tutti, anche i fumetti d'autore spesso hanno una variant, anche tutto il ramo Disney e Bonelli addirittura adesso producono delle copertine differenti da quelle tipiche che si trovano in edicola in fumetteria, che spesso sono numerate e presentano o un disegno o un'opera di un artista differente rispetto al solito disegnatore. Anche queste nascono all'inizio come collezionismo estremo, adesso servono per gonfiare i numeri di un mercato che effettivamente sta morendo. Questa è la posizione che mi sento di portare. Intanto è tornato Samu, che Con credo il sia reperto, allora io ve li faccio vedere. Li ho, non ho idea di dove li abbia raccolti, collezionati. Mi piacevano un sacco da piccoli, mi piace un sacco da piccolo. Mi piace un sacco vederli anche adesso che li ho tra le mani. So che voi non li state vedendo, ma io sì, li sto anche toccando. E sono felicissimo di averli collezionati. Boh, provo a mostrarvene uno. Aspetta, vai con un altro che così poi proviamo a descrivere anche a chi ci sta ascoltando e basta. Allora, sono effettivamente degli omini dipinti a mano, risalenti più a un periodo medievale, no? Perché vedo maghi, cavalieri, elfi. Esatto, questa è una Allora, strega. questi da dove saltavano fuori? Non ho la benché più minima idea. Qui c'è addirittura il fabbro. Allora, sicuramente non stiamo parlando in questo caso delle sorprese dell'ovetto Kinder di cui parlavamo prima, Assolutamente ma no. credo siamo sempre in ambito merendine. Purtroppo non lo so, nel senso non mi ricordo, li ho, non so dove. Vabbè. Se qualcuno che ci sta seguendo su YouTube o anche su Twitch li riconosce e sa dirmi da dove arrivano, dove si trovavano, se si compravano, se non lo so,
Ditemi che cosa sono. Li ho e non mi ricordo che cosa sono. Questa figura barbina, la Ma ci principessa nel sta. castello da dover salvare. Popolo del web serve anche a questo. Molto belli comunque, tenuti Cioè, bene tra sono l'altro. un pochino sporchi perché ci giocavo tantissimo da piccolo. Chiaramente li spostavo come se fossero avventure, eccetera. Però tanta roba. Tanta roba. Questa sorta di Robin Hood. Notevoli, notevolissimi. Non ho idea di Fuggono necromante, non so, se anche a me. sbaglio. Comunque, io dico che siamo sempre in ambito merendine. Non saprei dirti se sempre Ferrero o altre, ma. Non ne ho idea. Se qualcuno di voi li ha riconosciuti, fateci sapere. Fatemi anche, non so, è un favore che vi chiedo a voi. Fatemi sapere da dove arrivano. Perché li ho, guarda, vi dico, non so se li ho tutti, perché non so dirvi quanti fossero. Io vi so dire che ne ho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Ne ho 17. Sia la serie completa, sia a metà, sia un centesimo della collezione completa, non lo so. Se avete un'idea, ogni suggerimento è ben accetto, assolutamente. Informino anche sull'eventuale valore economico, no? Sì, no, quello intanto sono molto rovinati perché ci ho giocato veramente tantissimo da piccolo, mettendo in scena le più grandi tragedie e azioni d'avventura con sfondo medievale, però insomma sono comunque conservati in un loro sacchettino. Tra l'altro colgo l'occasione per citare un'altra cosa che è avvenuta poi negli ultimi anni, una famosa catena di supermercati, che salutiamo ed è una lettera non corta, che crea anche loro, proprio per incentivare ancora di più l'acquisto, delle collezioni. Incredibile, stavo per dirlo io, stavo proprio per dirlo io, stavo per concludere anche io con questo pensiero, perché questo supermercato ha fatto anche lui un bel excursus di tutto ciò che è collezione, perché è partita dalle carte, ti ricordi che erano figurine dei film Pixar, per poi diffondersi in tutti i principali franchise, perché più di Harry Potter e Star Chiaramente Wars, eccetera. Rollins di Harry Potter e Star Wars E sono... Rollins, anche lì con qualcuno che cominciava a sparire, quelli illuminati, quelli dorati, è stato molto interessante perché in realtà hanno richiamato tutto un aspetto di collezione che è molto legato a quello di cui abbiamo parlato in questa puntata, che era di un ventennio fa, quindi è inevitabile pensare che l'uomo che ha proposto a questo grande marchio di supermercati di fare queste collezioni è un collezionista, questo possiamo dirlo Presumo proprio di tranquillamente, sì, dai. presumo proprio di sì. Ma giusto per concludere, una riflessione su cercare di capire oggi che cos'è il collezionismo, in quest'era dove tutto è digitale, in quest'era dove tutto è accessibile, in quest'era dove tutto è facile da poter ottenere. Che cos'è il collezionismo oggi? Allora, io qua invece ti citerei forse uno degli episodi, secondo me, un pochettino più, cioè, che a me non piace molto, le famose scarpe di un altro famoso supermercato, o l'economica di qualche tempo fa. C'era questa Ok. coda enorme fuori per prendere le scarpe esteticamente non bellissime di questo marchio di supermercati a basso prezzo. A me viene a dire il collezionismo a volte diventa più una corsa a prendere l'oggetto che l'oggetto stesso. Forse questo sì, che è diverso da quello che abbiamo sostenuto fino adesso, cioè non di mostrare uno Secondo me, scaffale, sì, esatto, ma... è la ricerca di partecipare a un rito collettivo. È più importante cercare l'oggetto che l'oggetto stesso, che da un lato favorisce una sorta di socialità che poi se avviene tramite una condivisione di un hashtag o di una stories, non è proprio Certo. di social, cioè è social ma non sociale. A me verrebbe a dire che il collezionismo è quello, oppure è toccare e cercare di avere degli oggetti molto rari che spostano una buona quantità di soldi e danno un significato diverso anche al collezionismo, dato che noi siamo partiti da esempi molto pop come le schede telefoniche, le figurine, le carte Pokémon che erano alla portata di tutti. Quindi il collezionismo Certo. c'è il rischio che possiamo dire che forse sia un attimo peggiorato.
Beh, poi magari non ci staranno ascoltando, ma c'è gente che colleziona quadri da milioni di euro, milioni di dollari. E sono i pezzi unici, pezzi unici. Se dobbiamo fare invece, ecco, un altro aspetto su cui non sono proprio afferratissimo, ma che sta prendendo molto piede, sono, non saprei neanche dirti se è maschile o femminile, gli NFT o le NFT. Cioè, stai Sinceramente non lo so. parlando i not token, aspetta, NFT, not physical token, cioè il fatto di comprare delle opere. Spesso sono dei mini quadri in digitale, però in quantità numerata, cioè per dirti, mettiamo il caso che fosse lui o Picasso, Picasso anziché fare la sua Guernica che fa 5 copie digitali, tu compri un codice e so che è un mercato che è molto si sta sviluppando tantissimo, appunto Incredibile. come dicevi tu nell'epoca del digitale, fa un po' effetto avere. Ma per dire un Ozzy Osbourne che è di tutt'altro campo, visto che ha prodotto gli NFT del pipistrello in quantità numerata. Non lo so, è un aspetto che io faccio fatica a capire, però spesso i ragazzini, lavoro in un ambito educativo in cui ho molto a che fare con i ragazzi, spiego per chi ti ascolta, anche quando parlano di Fortnite, spesso si fanno regalare o una particolare capsule o degli oggetti per il loro personaggio, per il loro avatar. È collezionismo da un certo punto di vista, fa effetto che si perda questo sia Ma l'aspetto di adesso dire un po' alla Inception e Nolan sarà fiero di noi. Ma anche una serie podcast può essere una sorta di collezionismo. Cioè, il voler ascoltare una serie podcast, il voler guardare tutte le puntate di una serie TV, il non perdersi niente, sì, il o se cercare vuoi di non aver vuoti. l'autore, magari un autore che fa determinate cose, un regista che fa determinate cose, tutto può essere collezionismo, bisogna sempre capire quanto è collezionismo di esperienza. Secondo me è qui la vera chiave di lettura. Secondo me tutto può essere collezionabile, ma non tutto è collezionismo. Sì, Cioè, decisamente, decisamente. me l'ha tatuata talmente bella, Era bella, però. sì, decisamente, può essere il sottotitolo della puntata ufficiale. Perché secondo me il collezionismo presuppone una ricerca. Cioè, se tu fai Rollins dell'S lunga, tanto tutti hanno capito cos'è. Faccio fatica a parlare di collezionismo. Se tu Dipende forse. invece vai in fiere, vai in luoghi, vai in mercatini dell'antiquariato per cercare cose per la tua collezione, allora, cioè, secondo me è la ricerca, la famosa caccia al tesoro che abbiamo citato all'inizio con le schede telefoniche. Cioè, è quell'elemento lì che dà davvero valore al collezionismo, Però perché se io attenzione. posso comprare tutto ovunque, vabbè, allora siamo tutti Attenzione. collezionisti. Ultimo riferimento alla generazione boomer che poi andremo a spiegare. Se ti dico Poggi e Volpi, ecco, Certo. spieghiamo a tutti. Negli anni 90 c'era una collezione di figurine dei calciatori abbinate a delle cicche orribili, Ah, sì. schifosissime. Non mi ricordo neanche la ditta, quindi non dovrebbero farci causa. Diciamo, ecco, diciamo così, che a me non piacevano particolarmente. E C'era l'album era grande come una mano. anche meno, veramente, erano proprio delle mini Esatto. figurine. Due erano introvabili, Poggi, attaccante dell'Udinese, e Sergio Volpi, centrocampista del Bari. Trovarle era impossibile. Da un lato, questo è diventato un mito perché veramente sono Ah, passati certo. 25 anni e tutti, se gli dici Poggi e Volpi, lo collegano a questo aspetto. Diventa interessante capire anche in questo caso quanto la mancanza di queste due figurine sia più leggenda di averle trovate. Io conosco uno che le ha trovate due volte, ve lo giuro, due volte. E avere l'album completo voleva dire far arrivare a casa una maglia di calcio originale, che all'epoca erano meno trovabili di adesso. Infatti, lui aveva fatto anche delle ottime scelte a livello di nicchia. La ricerca, secondo me, però, se è sostenuta da chi produce, perché in quel caso lì Ah pensiamo beh, anche a Gazzetta, certo. era una simpatica presa per i fondelli. Mi è venuto in mente perché se io lo collego a, per esempio, alcuni Rollins. Erano oggettivamente introvabili per il gioco che magari in una determinata S lunga c'erano solo Yoda e in un'altra c'erano soltanto Principessa Leia. Diciamo che se partiva un minimo la passione e quindi la ricerca, secondo me
possiamo considerarlo collezionismo. Quindi forse lo legherei più alla persona e Sì, alla sua voglia di ricerca e di esatto. Cioè, se tu collezionismo. fai una ricerca, se tu vai alla caccia di un tesoro, cioè, secondo me la metafora che mi piace è questa, cioè, se fai una caccia al tesoro, sei un collezionista. E sempre a proposito di figurine, io parlo all'epoca quando le facevo, potevi richiedere le figurine mancanti alla casa editrice, ma te ne dovevano mancare un tot. Cioè, non è che compri l'album e le richiedo tutte. Oggi non so se sia ancora così, ma so che puoi comprarti l'album intero con tutte le figurine. Sì, no, ha proprio cambiato tutto. Penso che se si Cioè, va sul sito, si che clicca senso proprio. ha? Che senso ha? C'è quell'aspetto lì di non attesa che non è bello, di non ricerca. Appunto, se rischia di. Ecco, forse il contrario di collezionismo potrebbe essere accumulo. Esatto. Perché comprare un album intero è accumulo, è mettere lì una cosa su cui non hai speso Cioè, non hai neanche energia. quel brivido di fare attenzione ad aprire il pacchetto, che se strappi la figurina. Cioè. Esatto, sì, forse è proprio quello il fatto. È l'aspetto della ricerca che rende, che rende collezionista e mi viene da dire un po' nerd. Esatto. Che è proprio questa la chiave, diciamo, dove abbiamo discusso così tra ricordi a Marcord. E chissà che cosa collezioneremo nel futuro. Chiaramente 20 anni fa nessuno pensava di dover collezionare cover del telefono, eppure eccoci qua. Chissà tra 20 anni che cosa collezioneremo. Chi lo... Ai posteri l'ardua sentenza. Ecco. Io vi ringrazio per averci seguito. Fateci sapere, quindi commentateci sul nostro canale YouTube per chi ci sta seguendo nella sezione qua sotto dei commenti, mettete la campanellina, l'avviso anche su Spotify, su iTunes, così sarete sempre aggiornati quando ci sarà un nuovo episodio in arrivo e disponibile, ci trovate anche sul sito. Fateci sapere che cosa avete collezionato, quali sono le collezioni che avete amato di più, quali sono le collezioni di cui siete più fieri, i vostri ricordi legati alle collezioni o anche cosa vi sarebbe piaciuto collezionare e non l'avete potuto fare. La puntata, appunto, questa puntata di A qualcuno piace nerd si conclude qui. Vi preannuncio un mese interessante in arrivo. Avremo l'opportunità di avere qualche ospite, quindi parleremo di qualche argomento che spero possa essere di vostro interesse. Continuate a seguirci sui nostri canali social, dove sarete sempre, sempre informati su tutto quello che è in arrivo. Da parte mia è tutto, vi saluto da parte di Sam Wolf e un ringraziamento anche a Mauro per essere stato qui con noi oggi. Grazie a voi, come sempre. Un saluto, mi raccomando, continuate a seguirci. A qualcuno piace Nerd, la serie è pronta, parte di Nerd. Ciao a tutti! Ciao.